Venerdì 23 ottobre si è svolto a Milano all'Excelsior Hotel Gallia un workshop organizzato da Action Group Editore in collaborazione con lo studio Marco Piva. Durante la giornata sono stati analizzati i vari lavori che hanno riguardato la ristrutturazione e l'ampliamento dello storico Excelsior Hotel Gallia. L'intervento ha previsto la ristrutturazione, il recupero funzionale dell'edificio più antico e la demolizione, con successiva ricostruzione, dei corpi degradati e ormai in disuso. Durante la giornata sono intervenute anche le numerose aziende che hanno partecipato ai lavori. Vimeo si occupa, diciamo, da 70 anni è presente sul mercato, quest'anno ha compiuto i 70 anni, si occupa insomma di tutto ciò che riguarda la parte di materiale elettrico, punti di contatto, quindi a corredo l'aspetto delle placche, piuttosto che sistemi di home e building automation, quindi parliamo anche di aspetti che vanno oltre le serie civili, quindi alla parte di domotica, sia in ambiente di terziario che grosso modo di residenziale. All'interno di Vimar 3 anni fa è stata acquisita un'altra azienda per rafforzare il suo, diciamo, made in Italy, perché è un'azienda grazie a Dio ancora italiana. 3 anni fa ha acquisito un'azienda che si chiama Elvox. Ci ha permesso, attraverso l'acquisizione di questa azienda, quindi di offrirci sul mercato un pacchetto completo, quindi tutto ciò che riguarda dalla parte esterna dell'involucro, quindi dell'abitazione piuttosto che in questo caso anche dell'albergo di cui noi stiamo parlando, quindi dalla parte di videocitofonia, alla parte di telecamere che noi chiamiamo TVCC, alle automazioni e poi al mondo Vimar. Quindi riusciamo a dare una risposta completa sul mercato a livello di componentistica e di sistemi. Ma all'interno di questa opera, intanto io ringrazio l'architetto Marco Piva, che poi è stato un po' l'artefice, insomma, nel creare l'interior design, il concept di questa, diciamo, location. Noi abbiamo collaborato con lui grazie anche a una relazione che comunque esiste con l'architetto e lo studio da diversi anni, e abbiamo dato una proposta a livello di estetica e di contenuto riguardanti, diciamo, la nostra serie civile, ma non solo, quindi le parti di contatto, le parti di potenza. Ci ha permesso quindi di esprimere il Made in Italy insieme, diciamo, alla collaborazione soprattutto dell'architetto, che ha trovato, credo, nella nostra azienda dei prodotti di qualità e soprattutto dei prodotti che andavano, diciamo, verso le richieste del progetto. Sempre più, diciamo, nel tempo il mercato richiede, diciamo, sempre più la presenza dell'architetto piuttosto che del progettista attore all'interno dei diversi progetti, dei diversi concept, e a sua volta devono esserci poi le aziende pronte a dare, diciamo, risposte adeguate in termini di mercato, di soluzioni, ma anche in termini poi di parte estetica a livello di gradevolezza poi dell'insieme, no? Perché l'architetto vuole sempre, insomma, quella soluzione raffinata che poi stilisticamente non impatti troppo nel contenuto, diciamo, dell'involucro, e credo che Vimar in questo periodo sia in grado di dare queste risposte come le abbiamo date in questa, diciamo, location.